globalizzazione ha liberato da miserie secolari centinaia di milioni di persone in giro per il mondo. Certo, è vero, è così. Guardate la Cina, anche lì con disuguaglianze spaventose, ma certamente alzando lo zoccolo di tutti. E questo certamente non è negativo, ma è chiaro che all'interno dei paesi metropolitani l'attesa che avevamo per la democrazia, l'attesa che avevamo per l'Unione Europea si accompagnava all'attesa di una crescita di benessere. Ce lo dobbiamo dire, no? Mica essere ipocriti. Questo eravamo democratici, eravamo per l'Unione Europea perché? Per tanti motivi, certo, ma c'era anche questo, no? Ben fondamentale. Che pensavamo che questo regime democratico e questa prospettiva di Unione Europea comportasse garanzia per una continua crescita del nostro benessere, non solo materiale, anche di servizi, scuola, sanità, trasporti, tutto, benessere. Così non è stato, o così è stato in minima parte, o così è stato con immense disuguaglianze nel corso dell'ultimo ventennio, venticinquennio. Da dove nascono sovranisti e populisti? Nascono da qui, da quello che volete che nascano. Nascono da qui. E questa deriva è stata accelerata e drammatizzata con la crisi, ovviamente, del 2007-2008 e nel modo in cui l'Unione Europea l'ha affrontata. L'Unione Europea ha affrontato questa crisi con un unico pilastro, la stabilità, ma non può essere l'unico pilastro. Andatevi a vedere i discorsi di De Gasperi al momento della fondazione. Parlano di tutto fuorché di stabilità. Certo, non dicono fate debito. Aumentati i debiti, che bello. Ma dicono priorità. Cioè, le vere priorità sono quella che prima richiamavo. Attenzione, mai dare l'idea che l'Unione Europea significhi il far venire meno le sovranità nazionali, significa federalismo, significa sussidiarietà e secondo pilastro, la solidarietà è evidente.